Salve e benvenuti ad una nuova puntata di .NET Podcast, il primo podcast italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. In queste ultime puntate stiamo affrontando un po' di argomenti che non sono strettamente correlati con la programmazione, con gli argomenti tecnici, ma con tutto quello che gira intorno alla vita del developer. E abbiamo sentito già in altre puntate come si lavora da casa, come si sopravvive, eccetera, eccetera. E in questa puntata abbiamo voluto invitare un amico che già ci ha invitato, quindi oltre a ricambiare il favore lo riportiamo come ospite da noi, che è Mitch Morabito. Ciao Mitch, come stai? Tutto bene, ciao a tutti. Ma è sempre un piacere avervi sul canale, quindi quando volete tornare siete benvenuti. Assolutamente reciproco. Allora, la puntata di oggi si chiama Community, lavoro da developer, vita e carriera. È un titolo un po', diciamo, complesso che io e Mauro Servienti, che diciamo, saremo gli ospiti di questa, diciamo, gli intrattenitori di questa puntata, cercheremo di estorcere da Mitch un po' di informazioni fondamentali dalla sua esperienza su come si fa a combinare il lavoro del developer, il lavoro con le community, la vita privata e la carriera. Come si fa, Mitch? Non si fa fine episodio, no, sto scherzando. Secondo me, a differenza, insomma, di quello che pensano molti, è una cosa possibile. Bisogna darsi delle regole e seguirle. È molto difficile, in realtà, però si può fare. Ok, allora facciamo quattro punti. Community, lavoro da developer, diciamo così, vita e carriera. Di queste quattro, qual è la prima, secondo te? Dipende co come la guardi, cioè secondo me ha delle interpretazioni. Allora, partendo da quella che secondo me è più classica, una delle cose su cui probabilmente io investo più tempo in assoluto è la parte di community, perché community non significa solo vado al meetup, ma può essere anche coinvolgere i colleghi in attività, e far robe con loro. Quindi diciamo che in tutto quello che faccio cerco, chiaramente non sempre è possibile, di portare dei concetti di community. Quindi sicuramente al primo posto metterei quello. Al secondo posto probabilmente il lavoro, più che diciamo la carriera. Anzi no, scusa, al secondo posto mettiamo la vita privata. Perché poi quando la fidanzata sentirà questo podcast o il video, poi bisognerebbe spiegarglielo, altrimenti. Già al secondo posto è un po' così. Beh, però si possono fare, passami il termine, attività community anche in famiglia, no? Quindi portare un po' della community fuori dall'ambiente classico e quello della community fuori dall'ambiente lavorativo e portarlo un po' a casa. E quindi al secondo posto vita privata, poi direi lavoro, perché la carriera non sempre è una cosa che dipende, secondo me, da noi. Cioè, alcune volte, diciamo, noi dobbiamo metterci molto impegno. Per alcune volte è una questione di fortuna, bravura e saper cogliere le occasioni. Quindi non sempre persone brave fanno carriera, così come non tutti coloro che fanno carriera, sono persone molto in gamba. Potrei prenderla come scusa questa per dire che io non ho fatto una buona carriera, quindi io ero bravo, ma non sono riuscito perché funziona così. Beh, c'è sempre tempo però per migliorare, quindi, come dire. Questo è vero, questo è vero. Mi verrebbe anche da dire che un aspetto interessante di quello che hai appena detto, dell'ordine in cui sono le cose, su cui mi trovo molto d'accordo, è che se uno mettesse in testa la carriera, fondamentalmente stai orientando la tua vita alla rincorsa alla carriera, che non è detto che sia quello che vuoi, cioè, o meglio, magari è quello che vuoi, ma mettere come focus la carriera vuol dire che tutto il resto è focalizzato alla carriera, quindi probabilmente anche il tuo approccio alla community è voglio sfruttare la community per la carriera, voglio sfruttare questa cosa per la carriera e via dicendo, e invece lasciandola in fondo hai questo effetto collaterale per cui la carriera probabilmente la ottieni lo stesso. Ma è una sorta di effetto collaterale, mettiamola A così. traino, sul trenino viene per ultimo, però la traini con tutti i resti. Beh, Ma io devo dire esattamente che quello, alcuni cioè. che secondo me mettono la carriera per primo, secondo me gli altri tre non ce ne hanno proprio. Io questo ho notato. Ci sono alcune persone che, diciamo, in generale, non è la mia, la tua, la sua azienda, cioè in generale, nelle varie aziende in cui sono passato, ho visto persone che facevano 12, 13, 14 ore al giorno di lavoro.
dedicata all'azienda, dopodiché non gli restava più niente, cioè la sera tornavano a casa, mangiavano e andavano a dormire, la mattina dopo ricominciavano. Quindi diciamo, se tu, io penso, se tu metti la carriera al primo posto, più o meno sacrifichi tutto il resto. Sì, più che altro hai priorità diverse, cioè io non critico chi lo fa, va bene così, nel senso che ognuno ha priorità proprie. La cosa che penso è che probabilmente si perdono tante cose, cioè, come dire, il fatto di magari non avere, ora non dico una famiglia, perché magari ce l'hanno, però non godersi appieno i momenti e dedicare qualsiasi istante alla carriera, magari ti fa performare quell'ambito lì, ma ti lascia indietro, secondo me, tante altre cose che sono altrettanto importanti. Concordo tantissimo sul discorso di Massimo. Mauro, Mauro, scusami. Oggi è giornata lunga, ragazzi. Giornate lunghe ce le abbiamo tutte. Sì, poi tra le tante cose, penso che vedendoti un po' il faccione e il ventilatore di lato, anche tu hai avuto una giornata lunga. comunque, concordo con Mauro sul discorso del fatto che la carriera è un effetto collaterale. Cioè, se hai un equilibrio sulle altre cose, quindi lavori in maniera degna, hai una vita sociale degna, anche perché staccare serve tanto, soprattutto per il lavoro che facciamo, e hai un buon feeling con le community, che non significa che come me devi girarti qualsiasi meetup o qualsiasi conferenza in Italia, ma direi quanto basta, secondo me la carriera poi arriva come effetto collaterale. È chiaro che, come dicevo prima, poi devi saper sfruttare le occasioni, giocarle bene, eccetera, eccetera, ma concordo tantissimo su questo aspetto. Ci vuole anche un po' di fortuna, perché io ho visto tante persone in gamba che non hanno fatto carriera e che avrebbero meritato di più, e ho visto tante persone, veramente degli impostori, diciamo così, che sono andati avanti perché sono riusciti a massimizzare i momenti giusti. Però, diciamo, a parte questo, diciamo, io penso che la carriera sia effettivamente, nella classifica che hai fatto tu, la carriera probabilmente può arrivare per ultima, benissimo, perché è un risultato, diciamo, quasi alla fine della somma, quando tiri la linea, il totale dei tre fattori precedenti, cioè community, lavoro da developer e vita privata, la somma fa la carriera probabilmente, cioè nel senso, la carriera che tu fai deve essere commisurata a quello che tu ti aspetti dalle altre tre parti. Cioè, io faccio lavoro da developer, mi piace, faccio lavoro in IT, ho una vita privata soddisfacente, mi diverto con le community, la carriera, diciamo, che risulta da questa è più o meno qualcosa che mi sono costruita in funzione di queste tre. Questa potrebbe essere una... Sì, poi ribadisco, è sempre un discorso di priorità, mettiamola così. Un bel film, mi pare si chiami The Family Man, no? Vedetelo se non l'avete visto, sì. Anche magari che ci ascolta, è molto molto bello, perché fa vedere, diciamo, due universi paralleli in cui c'è la stessa persona che sceglie la carriera o la fidanzata dell'epoca, sostanzialmente, e fa vedere due scorci di vita completamente diversi, che, come dire, non sono sbagliati di per sé nell'uno o nell'altro, anche se poi, vabbè, nel film poi è estremizzato e tutto, però di base è, come dire, è la scelta che fa la differenza. Cioè, voglio avere una enorme carriera e fare salti al gigante e trasferirmi ogni 2-3 in giro per il mondo, oppure magari mi accontento di un po' di meno e poi, come dire, passatemi il termine, performo da altre parti, quindi vita privata, community, eccetera, eccetera. Quindi, come dicevo prima, secondo me è una questione di scelta, come un po' tutto nella vita. Condivido. Ma secondo te, allora, partiamo da un presupposto, che io e Roberto insieme facciamo 100 anni, probabilmente. E di più. Sei estremamente più giovane di noi, e quindi... Hai visto, date queste quattro, chiamiamoli obiettivi, piuttosto che priorità, nell'arco della tua carriera hai visto una, cioè, dove per carriera intendo l'evoluzione della tua vita da professionale, hai visto una variazione di importanza
tra questi ti immagini che in futuro possa cambiare? Cioè oggi hai detto in testa community, poi per ringraziarti la fidanzata famiglia, lavoro e poi carriera. E ti immagini che possa cambiare? Era diverso in passato? Vabbè, direi sì, sicuramente era diverso, ma non tanto per una questione di consapevolezza. Diciamo, sono arrivato alle community non da bambino, no? Quindi magari da bambino, diciamo, in tutta la fase 0-18, community non esisteva il concetto di community, avere gli amici, quindi quella zero. Però c'era tantissima famiglia, zero lavoro, zero carriera. E nel corso del tempo direi che il concetto, diciamo, la parte, chiamiamola, oh, non so come chiamarla esattamente, però diciamo la parte di community è cresciuta perché vedevo proprio gli effetti collaterali, no? Cioè partecipare agli eventi, ai meetup, a tutto quel mondo lì, mi dava sia nuove conoscenze che poi si traducono in vita privata, ok? Perché alcune volte possono essere nuovi amici, nuove persone con cui condividi delle passioni, che è sempre un bene averne attorno. E altre volte magari diventavano occasioni per un nuovo lavoro e quindi tradursi poi magari in piccoli avanzamenti di carriera. Direi che nel corso del tempo le uniche due cose che non ho mai, diciamo, a cui non ho mai rinunciato sono senza dubbio la parte, diciamo, di vita privata e la parte di community. Il resto cerco di sfruttare il massimo quello che ho. Tendenzialmente questo, quindi non, come dire, non c'è proprio una classifica che varia nel tempo. La mia priorità è avere una vita normale, diciamo vivere bene, nel senso degnamente, non dover desiderare cose che non posso ottenere, quindi magari il viaggio, no? Oppure banalmente le vacanze, sono una cosa stupidissima, però a me piace fare le vacanze, e quindi non rinuncerei mai a 2 settimane di vacanze per un avanzamento di carriera, probabilmente. Così come non rinuncerei ai miei spazi, che potrebbe essere il weekend o magari una sera al cinema. Oggi non è possibile, però quando è possibile vado più che volentieri. Quindi, come dire, le priorità dal canto mio sono sempre state quelle. Beh, io penso pure che dipenda un po' da parte del carattere, ma dall'equilibrio che si ha. Cioè, se tu sei una persona equilibrata a 20 anni, lo sarai ovviamente anche a 30, a 40. Magari con la giovinezza, con l'inesperienza, le persone sono portate a dedicarsi a tempo pieno al lavoro per cominciare, diciamo, bene la loro carriera, per non deludere il capo, le aspettative dell'azienda, eccetera. Però poi col tempo, inevitabilmente, secondo me, bisogna fare conti con questo. Io mi ricordo di una pubblicità molto vecchia, che non riesco mai a ritrovare anche quando la cerco su YouTube, nonostante su YouTube sia tutto, che era una carta di credito, di cui non ricordo esattamente quale fosse, a parte che non l'avrei nominata, in cui lo slogan praticamente era questa persona a 20 anni aveva la voglia di avere la camicia firmata, a 30 voleva avere la macchina importante, a 40 invece voleva spogliarsi nudo e lanciarsi dalla cascata. Per cui lui aveva cambiato le sue priorità, perché una volta che arrivi a certi risultati, poi, diciamo, ti rendi conto che però hai sacrificato probabilmente tanta roba prima, per cui devi cercare di recuperare un po' di vita privata, no? E quindi il suo tizio si lanciava dalla cascata nudo perché a un certo punto aveva detto basta lavorare. Quindi... Beh, ci sta. Su un discorso che però dicevi prima che è molto interessante, ossia quello del, come dire, allora, all'inizio di questa discussione hai detto una cosa che mi aveva acceso una lampadina, ma mi si è appena spenta. Il fatto che quando si è giovani si tende Esatto. Voler compiacere il capo, i colleghi, far bene, eccetera, eccetera. Secondo me anche questo è un lato caratteriale, no? Cioè, io voglio far bene. Cioè, uno dei miei primi obiettivi, lavorativamente parlando, è fare il meglio delle mie possibilità per il mio attuale datore di lavoro, qualsiasi sia il periodo. Ho notato che spesso quando le persone tendono a, come dire, sovravalutarsi, quindi io so fare tutto, sono bravissimo, conosco tutto, questa cosa si ripercuote in negativo sul loro modo di vivere poi le giornate a livello lavorativo. Perché una volta che, ora la banalizzo, al colloquio ti sei venduto come la persona più brava del mondo,
Poi non è che solo il colloquio, ok, sono stata assunta ed è finita lì. Lo devi dimostrare giorno per giorno, e questa cosa ti porta a voler fare sempre di più, dimenticandoti che le cose importanti sono altre. Tendenzialmente io invece adotto una strategia che è esattamente opposta. Cioè, nel senso, io racconto quello che so fare, non esagero mai nulla, quindi il mio CV è lineare, pulito, esattamente quello che è. Se qualcuno magari ha un colloquio anche molto importante, mi chiede: conosci questa cosa? E magari io non ne ho mai sentito parlare, in maniera del tutto tranquilla dico: guarda, non l'ho mai sentita. E comunque i colloqui sono sempre andati bene, e tendenzialmente le aspettative sono sempre realistiche, quindi non mi viene mai chiesto di fare molto di più rispetto a quello che so fare. Poi sono io che, come persona che vuole fare il massimo, decido magari in alcuni momenti della vita, della settimana, di spingere un pochettino di più. Però è sempre una cosa, come dire, molto ferma nel tempo. Cioè non è una cosa che faccio per 6 mesi di seguito, cioè non faccio nottate tutti i giorni. Magari capita di... Sei costante. Sì, cerco di essere quanto più costante possibile, e questo su tutto. Cioè, secondo me è proprio una delle mie, tra virgolette, armi vincenti, che poi non è che, voglio dire, sia il programmatore migliore del mondo, no? Cioè, sono uno come tanti altri, è proprio quello di essere costante. Cioè, io, anche in momenti in cui per lavoro magari non ho dovuto scrivere codice, siccome a me il codice piace, io magari la sera torno e faccio quella mezz'oretta tutte le sere di coding. Senza la fretta di dover finire o di dover fare delle cose. Ad esempio, l'esempio lampante è l'applicazione che sto facendo per il canale YouTube, no? L'ho iniziata a novembre. Io non ho molto tempo durante la settimana perché lavoro, comunque una vita, e so che ogni settimana dedico quelle 3-4 orette per creare questa applicazione. Ci sto mettendo mesi, però è costante, cioè non c'è settimana in cui io non apro l'editor e non scrivo un pezzettino di quell'applicazione. E questo aiuta, perché non ti rende esausto sostanzialmente, quindi non ti stufi mai, perché magari resteresti la notte e continueresti a scrivere, però sai che hai degli impegni e quindi smetti, e magari devi aspettare 2-3 giorni per poterci rimettere mano. E questa cosa, secondo me, incrementa proprio la voglia di scrivere, di fare delle cose. E di contro, sei costante, cioè non c'è un momento della tua vita in cui abbandoni tutto e lasci per 6-8 mesi, un anno, e poi magari devi rientrare e quindi devi sforzarti ulteriormente. Mi piace quello che hai detto, perché intanto che parlavi mi è venuto in mente la differenza d'approccio tra il mondo moderno, pensandola dai miei 48 anni, c'è la serie su Netflix e se vuoi fare l'ingordo te la guardi tutta in... Oppure quello che eravamo abituati a Roberto quando c'era solo la televisione normale e quindi c'erano le puntate ogni venerdì, punto. E questo modo di distillare le 3-4 ore alla settimana in cui ti dedichi a una certa cosa crea quella sorta di aspettativa per dire: ok, quando è la prossima puntata? E si chiamavano telefilm, non serie TV. Era una serie TV, esattamente. Invece che fare l'ingordo oggi e consumare tutto e farci la nottata sopra, che in effetti è quella cosa che tende a portarti poi all'esasperazione, un po' a una sorta di burnout, perché poi tendi ad averne sempre di più di questo cerchio. Quindi diciamo che un primo consiglio che mi sembra aver catturato è che per chi volesse iniziare oggi, la prima cosa è non mentire sul curriculum, perché tanto ti beccano sempre. Sì, magari non al colloquio, ma subito dopo, però è peggio, è molto peggio se ti beccano dopo il colloquio. Esattamente, esattamente. Invece, per chiudere il cerchio sugli aspetti legati al bilanciamento tra le quattro macro categorie che abbiamo parlato, secondo te ci sono dei segnali che uno può cogliere? A me non ne vengono in mente in questo momento, quindi è proprio pur parler, che uno può cogliere per dire: sto esagerando? Sto esagerando nel dedicarmi troppo alla community piuttosto che sto esagerando nel dedicarmi troppo alla carriera? Quello più facile da cogliere è quello sulla vita privata, no? Quando inizi a non avere amici, o a non saper cosa fare la sera, o una sera che vuoi uscire non sai con chi uscire, o magari la fidanzata ti lascia perché lavori troppo, o cose di questo genere, già quello è un segnale che stai facendo troppo altro rispetto a vita privata.
E sul discorso invece community, direi che anche lì, io ho conosciuto persone nel corso della vita che quasi ne avevano fatto un lavoro, cioè il volontariato in una community per loro era quasi diventata l'attività primaria, cioè non esisteva altro. E anche lì, secondo me, non è bene, sia perché comunque nella vita bisogna fare altro, cioè la community deve essere, non dico un hobby, però deve essere qualcosa che viene dopo le altre, in termini di tempo almeno, quindi essere costanti anche lì poco per volta e non dedicare magari settimane intere per qualcosa di specifico. E sia perché, come dire, una community forte è una community dove tutti fanno qualcosa, chi più, chi meno. Quindi se sei l'unica persona che traina tutto, probabilmente c'è qualcosa che non va. E lato, vabbè, carriera, se inizi a vedere salti paurosi da un momento all'altro, molto costanti, io lì mi preoccuperei perché in genere sono sempre convinto che di due cose sostanzialmente. La prima è che saltare troppo velocemente da una posizione all'altra o da un ruolo all'altro non ti dà piena consapevolezza di come funziona quel determinato livello, no? E in genere i capi migliori sono quelli che hanno fatto tutta la scalata, no? Quindi sono partiti dal basso e piano piano si sono conquistati la vetta. Saltare dei pezzi molto velocemente, secondo me, può essere deleterio. E il secondo fatto è che magari lavori per un'azienda fighissima che ti fa fare un salto ogni 3 mesi e quindi dopo 2 anni sei amministratore delegato, ora esageriamo, e poi quell'azienda chiude e la tua esperienza si riduce in 2 mesi in ogni posizione, sostanzialmente non sai fare nulla realmente in nessuno diciamo dei livelli che hai percorso, quindi come dire, secondo me aver pazienza aiuta. E poi c'è un'altra cosa, questa è il mio modo di essere, quindi non è detto che sia condivisa da tutti, ed è una cosa che vedo che ultimamente, soprattutto chi è più giovane pure di me, inizia a perdere, è quello che io chiamerei la gioia dell'attesa. Cioè io per diventare senior, cioè per poter scrivere in una mail senior developer, ci ho messo 8 anni, una cosa del genere, no? Ma nel momento in cui ho scritto senior developer nella mail, ero l'uomo più felice del mondo, cioè pensavo, oh, finalmente ce l'ho fatta. Oggi ci sono ragazzini, magari ragazzini, ma non solo loro, che vorrebbero diventare senior in un anno, in 6 mesi. E arrivare a quel traguardo senza, secondo me, dei sacrifici prima, non ti fa apprezzare veramente il fatto di aver raggiunto quel determinato, diciamo, obiettivo. Che secondo me è una poi delle cose che ti fa apprezzare molto molto di più tutto il resto. Un altro esempio tipico è coloro che magari dopo l'università hanno la fortuna di andare a lavorare direttamente per una delle top 5 aziende americane, no? Quindi Google, Amazon, Microsoft e così via. Non hanno proprio idea di come funziona fuori, quindi per loro quella diventa la normalità, cioè diventa l'azienda media. Hanno la concezione che tutte le aziende magari offrono i benefit che offrono queste grosse multinazionali. Non hanno fatto la gavetta vera e propria, diciamo. Esatto, e secondo me ti fa apprezzare molto di meno il lavorare il nello scantinato famoso. Io l'ho fatto perché stavo in un'azienda che aveva l'ufficio sotto scala, quindi posso dire che l'ho fatto. Sì, no, ma non solo, è corretto, Ma non solo, a me è capitato di lasciare anche aziende enormi per ritornare nello scantinato. Questo è fighissimo, questa è una scelta che io apprezzo molto, perché io nel mio piccolo ho fatto anche io delle scelte, diciamo, di lasciare dei posti prestigiosi per andare in altri posti meno prestigiosi o diciamo comunque non più prestigiosi. E sicuramente bisogna avere coraggio, però questa cosa qui dipende da altri fattori. Questa cosa qui di lasciare un'azienda grande per andare a lavorare in una piccola è perché tu segui il tuo istinto e, punto primo, sei una persona di una grossa esperienza, quindi riesci a riconoscere dove si lavora bene e dove si lavora male, per esempio, o dove non si lavora più bene, per cui sei disposto a lasciarla, e hai anche le spalle larghe, come si dice, cioè nel senso la consapevolezza di se stessi,
non deve essere uno stile da rockstar come quello là che dicevi tu, che arriva, che pensa di sapere tutto. No, devi essere semplicemente consapevole che tu sei una persona di esperienza, che sei capace di sopravvivere in vari posti più o meno infernali, e quindi dici, ma perché no? Ci provo, tanto che mi costa, al massimo se non mi piace cambio un'altra volta, voglio dire, perché questo il mestiere nostro ce lo consente, no? Quindi possiamo anche farlo. Ovviamente quello che lavora in fabbrica vive ai bulloni, mi dispiace per lui, però non è che può andare in giro a cambiare molto spesso, cioè diciamo ci sono delle categorie, io mi tengo fortunato da questo punto di vista. No, no, esatto, diciamo che da questo punto di vista è una di quelle cose di cui parlo spessissimo sul canale. Diciamo ad oggi siamo molto fortunati nel poter affrontare questo genere di scelte senza, come dire, troppa paura, quindi sai che magari... Un po' c'è sempre, però... Diciamo... Certo, però sicuramente sai che nella peggiore... Ad esempio a me è successo di lasciare dei posti con dei lavori molto ben pagati, per dire, dopo che finisco vedrò che cosa trovano. Però ero sempre consapevole del fatto che nella peggiore delle ipotesi avrei comunque trovato un lavoro sottopagato che mi permetteva di vivere. Cioè, non sarei morto di fame, mettiamola così. E questo chiaramente è una gran bella, come dire, direi un bel benefit del fare il nostro lavoro rispetto ad altri. Però anche lì, come dici tu giustamente, bisogna saper scegliere, perché le scelte di oggi influenzano il futuro, quello è indubbio. Interessante, perché è una delle cose che mi verrebbe da concludere da quello che hai appena detto, è che siamo una categoria estremamente privilegiata, perché abbiamo la possibilità di scegliere il nostro datore di lavoro e non solo di essere scelti. Ci sono categorie dove tu fondamentalmente non hai voce in capitolo nel dire no, tu non mi vai bene come datore di lavoro, mentre noi invece abbiamo questo privilegio di poter scegliere, di dire di no a un datore di lavoro, perché abbiamo comunque una pletora potenziale di offerte, o comunque sappiamo che è un mondo molto dinamico che ci permette quindi di dire se non mi va bene lì ne avrò altre a disposizione. Che mi fa anche riflettere sul fatto che ha molto senso nel nostro settore e probabilmente in altri vedere la carriera più che come mero avanzamento di step, inteso come passaggio di livello da dipendente, piuttosto che salario più alto, piuttosto che casellina nell'organigramma, più come percorso personale, cioè qual è la prossima sfida per cui voglio migliorare, che non vuol dire necessariamente passare a un'azienda più grande, può essere anche passare a un'azienda più piccola dove ci sono delle sfide completamente diverse in cui ho bisogno o mi sento di essere, di poter apportare valore. Assolutamente, cioè nulla da aggiungere, nulla da modificare, è esattamente il mio pensiero, cioè mentre lo dicevi pensavo che è esattamente il mio modo di fare, cioè quando scelgo un'azienda, dico scelgo nel senso applico, faccio i colloqui, loro mi dicono vai bene, inizi, e dico ok, va bene, iniziamo. È sempre non tanto la casellina, sì, poi quella è bella, oppure lo stipendio, sì, va bene, ma dopo un tot è solo un di più, ma è tantissimo le sfide che mi si presentano davanti, quindi la sfida magari del dover gestire dei team, dover prendere le decisioni rispetto magari a solo scrivere il codice, ne dico una, pure a lavorare a progetti di un certo tipo o a innovare settori dove tendenzialmente si innova poco. Quindi assolutamente concordo a più del 100%. Io vorrei dire che secondo me tra queste quattro voci che stiamo nominando, community, lavoro da developer, vita e carriera, quella che può dare valore in assoluto forse è quello che Mick ci ha messo al primo posto, alla community. Perché secondo me questa esperienza all'interno delle community tecniche, il vivere il gruppo, la passione per questo lavoro, è quel fattore che caratterizza una personalità di un certo tipo rispetto ad altri. Non dico superiore o migliore, cioè semplicemente diversa. Le persone che hanno questo approccio community lo applicano by default, by design, direttamente anche nell'azienda. Cioè nel senso, se a me piace frequentare le community, vivo le community, ho piacere nel frequentare, imparare, eccetera, questo è
di fatto qualcosa che poi diviene spontaneo applicare anche nei team di sviluppo, con il tuo collega, anche con il tuo superiore. Cioè, nel senso, io col mio capo, io ogni tanto gli mando dei link, degli eventi, dico partecipa a questo, partecipa a questo. Cioè, nel senso, il fattore di coinvolgimento che impari all'interno delle community, secondo me, è quello che poi ti fa la differenza nel lavoro che facciamo noi, perché altrimenti è un lavoro, ecco, diventa un lavoro. Se diventa un lavoro, non è più una passione. Lì, da quel punto di vista, io aggiungo che secondo me poi inizierà a far parte in maniera attiva di questi gruppi, no? Quindi non solo vado all'evento e ascolto, ma iniziare a gestire magari qualche evento, mettersi lì, ora dico proprio le cose più stupide che mi vengono in testa, e gestire il check-in dei partecipanti, fare un talk, vero. E cose di questo tipo. Ti danno una quantità di conoscenze, di skill, diciamo soft skill anche, banalmente il sapere come trattare con gli altri, e ti permette di farlo a un livello che è molto diverso da quello aziendale. Semplifico: in quello aziendale io sono il capo, magari ho delle persone sotto di me, io dico fate questo e loro tendenzialmente faranno quello. Ora ribadisco, sto estremizzando. In una community dove tendenzialmente tutti sono allo stesso livello, o quasi, nel senso, magari c'è qualcuno che gestisce di più di qualcun altro, però diciamo il gruppo organizzativo di una community tendenzialmente è un gruppo completamente orizzontale, e lì ad esempio alleni moltissimo le doti di saper parlare con gli altri e magari portarli a ragionare sulle tue soluzioni e cose così, che poi preso in quel contesto dove tutti sono allo stesso livello e portato in un contesto aziendale che tendenzialmente è un contesto gerarchico, ti aiuta a migliorare sotto quel punto di vista. E si possono fare migliaia di altri esempi. Prendiamo un talk, no? Cioè il fatto di parlare davanti a 200 persone ti addestra a essere chiaro, saper parlare in un certo modo, saper spiegare le cose in un certo modo, che quando si traduce in devo presentare la soluzione al cliente, che magari sono due persone, chiaramente ti dà alcuni valori aggiunti che non avresti ottenuto in maniera così semplice se non avessi fatto parte dei community. Non dico che sia impossibile, tutto si può studiare, tutto si può imparare, secondo me, però quella è una strada, secondo me, più semplice per impararlo, perché lo impari sul campo, anche se in un contesto diverso, ma soprattutto più divertente. Cioè, tendenzialmente, se fai parte di una community condividi il loro modo di vedere, il loro modo di fare, è anche una cosa molto, molto divertente. Banalmente, io e te ci siamo conosciuti proprio degli eventi community organizzati da CodeMotion, nel nostro caso. Sì, sì. Ma tutti ci siamo conosciuti, anche con Mauro ci siamo conosciuti degli eventi. Cioè, se non avessimo frequentato le community, non avremmo avuto l'opportunità di conoscerci a vicenda, che magari per il caso vostro non so se vi è convenuto, però nel caso mio a me è convenuto conoscere voi, voglio dire, per cui conviene, no. Sempre, guarda, non lo so, a prescindere dall'opinione che ognuno ha di sé e degli altri, qualsiasi connessione tra due nodi di un grafo è comunque ricchezza. Sì, no, scherzavo, però io veramente penso che sono fortunato ad aver conosciuto voi due e tantissime altre persone delle community, perché ritengo effettivamente un valore aggiunto il networking che si è creato, ma non tanto per la conoscenza delle persone, perché poi ci sta anche chi fa networking per i propri interessi, però voglio dire, io che sono uno stupido idealista, ragiono sempre in termini, diciamo, di interessi astratti. Cioè, io vorrei che tutti avessero la mia stessa curiosità, la mia stessa passione, per poter condividerla con loro, per poterci scambiare opinioni e cercare alla fine banalmente di fare bene sto lavoro, perché alla fine questo, che vi ripeto, quando diventa un lavoro è un problema, questo che diciamo è la nostra professione, deve essere fatta con una certa curiosità, con un certo divertimento. Quando non c'è più divertimento diventa un lavoro e io mi ammazzerei, per cui preferisco che ci sia sempre qualche fattore nuovo, e questo fattore nuovo dove lo posso andare a prendere, dove posso attingere, a parte da internet e studiare per conto mio, e confrontarmi con gli altri agli eventi. Adesso li stiamo facendo tutti online, è un altro film, però vabbè, è ovvio che
No, assolutamente. Infatti, una cosa che raccontavo un po' di tempo fa, proprio sul discorso community e conferenze, è che io spesso, vabbè, lo sapete, immagino, io vado veramente tanto a conferenze, cioè qua è una rastellata di badge, un sacco li ho giù in ufficio. Io tutti gli eventi a cui posso partecipare vado volentieri e in genere vado a portare un contenuto di varia natura, può essere una tecnologia, può essere soft skill o quello che è. La cosa che mi rimane tantissimo agli eventi, oltre al networking, alcune volte sono i talk che ascolto, perché è vero che magari il 50% dei talk che ascolto sono cose viste e riviste, ma il restante 50%, ma anche se fosse solo il 5%, è qualcosa di cui magari non ho mai sentito parlare, no? E io quando vado alle conferenze sto sempre lì con l'agendina, non a segnarmi punto per punto quello che dicono, ma banalmente nome speaker, nome tecnologia e quali problemi comuni risolve. E questa cosa poi me la porto a casa e capita a distanza di 3 anni di avere un problema che si risolve con qualcosa che ho sentito da qualche parte e magari conoscere anche la persona che ha fatto il talk che mi può dare dei suggerimenti. Guarda, te la dico in maniera easy, proprio al lavoro mi è successo questa settimana, cioè talk del 2018, mi si è accesa la lampadina, cavolo, tizio aveva parlato di questa cosa, ho trovato addirittura il video su YouTube, mi sono riguardato il talk, ho contattato il tizio e gli ho detto guarda, mi dà una mano a definire ste robe. Quindi capisci che tendenzialmente è molto molto utile. Assolutamente. È una delle cose meravigliose del mondo moderno, perché nel tipo 2000 non c'era YouTube, quindi trovare tutte queste informazioni era fondamentalmente impossibile, se non estremamente faticoso. Io ricordo ancora le casse piene di DVD, di CD, di MSDN, perché era l'unica. Tornando un attimo dal mondo community, credo che una delle barriere più forti all'ingresso sia la community esiste già e tu sei qualcuno che all'esterno si presenta per la prima volta. E magari sei anche molto giovane, estremamente insicuro di te, e quindi pensi di non sapere nulla e di non avere nulla da apportare. Qual è qualche consiglio, se ce n'è, oltre il continua a presentarti che prima o poi entri nel giro, che si può dare a chi approccia per la prima volta e magari ha 24 anni, il mondo community? Allora, la prima cosa che dico è che tutti possono imparare da tutti, quindi anche una persona che ha appena iniziato alcune volte può insegnare qualcosa. L'unica cosa molto molto importante è non essere arroganti. Magari si va ad un talk, si ascolta il talk, si rivede una cosa che magari si fa in maniera diversa o magari si conosce un'alternativa migliore perché per caso ci siamo arrivati. A fine talk si ci alza, si va dallo speaker e dice sai, io però conosco anche quest'altro modo, che ne pensi? E questo secondo me già è un primo modo per agganciarti a qualcuno. Quindi lo speaker lì si metterà lì con te a parlare, magari ti spiegherà che la tua soluzione è una soluzione meno, peggiore rispetto a quella presentata, oppure magari innescherà un dialogo che ti porterà comunque a chiacchierare con altri. Il secondo consiglio, che poi in realtà è il primo, cioè la prima cosa da fare sempre quando si va a degli eventi community, è se chiunque del gruppo dice ragazzi stiamo andando a prendere una birra, un caffè, un panino, una pizza, un dolcino, un gelato, non lo so, facciamo una passeggiata senza mangiare e bere nulla, essere i primi ad andare. Perché in quel momento, il momento in cui la maggior parte delle persone che magari hanno partecipato all'evento, alla conferenza, va via, si resta in pochi e i pochi hanno proprio l'interesse a conoscere tutte le altre persone che parteciperanno, chiamiamola la seconda serata, no? Cioè quella con la birra, con la pizza. Ed è lì che conosci le persone. Io dico sempre che spesso vado degli eventi, magari anche se l'argomento non è proprio di mio interesse, soprattutto per questa parte qua, perché è molto molto più facile in un momento informale che può essere stiamo mangiando la pizza tutti assieme chiacchierare con i tuoi vicini di posto, ed è quello il momento in cui inizi a creare il network.
non lo crei certamente andando a guardare l'evento, arrivando nel momento in cui lo speaker inizia a parlare, andando via nel momento in cui finisce. Con noi, con me e con Mauro, sfondino la porta, un portone di un hangar aperto. Perché, voglio dire, come diceva Mauro in un'altra registrazione che abbiamo fatto qualche mese fa, noi siamo arrivati al punto addirittura di organizzare prima la cena dove mangiamo e poi facciamo là l'evento, perché era più importante il post evento, era più importante proprio per il networking. Poi è chiaro che all'evento, alle sessioni, tutti gli speaker si fanno un mazzo tanto per cercare di dare il massimo, questo è ovvio, però l'idea di organizzare la cena perché dopo si va tutti quanti, o la sera prima, perché magari ci sono anche degli eventi in cui gli speaker dopo la loro sessione se ne vanno, perché magari vengono la sera prima, no? Quindi o la sera prima dell'evento o la sera dell'evento stessa, organizzare la famosa cena dell'evento in cui là vai per cazzeggiare, divertirti, stringere amicizie, che poi dopo si rivelano amicizie che durano per anni. Perché io lo conosco da una vita e sempre a tavola abbiamo stretta amicizia prima che degli eventi. Io ho amici che vedo solo agli eventi, cioè mai visti fuori da degli eventi. E quindi sì, è una cosa importante, non è sminuire l'evento, eh. Sono due cose diverse, l'evento e il post-evento. All'evento vai a prendere il contenuto, magari il nome dello speaker, la tecnologia, il codice, tutto quello che è hard skill, diciamola così. Del post-event invece vai ad ampliare il tuo network, vai a conoscere le persone, a chiacchierare con delle persone di cose che alcune volte magari sono inerenti all'evento, sono inerenti al lavoro, alcune volte non c'entrano assolutamente nulla. Quindi vai a parlare con le persone. E questa è una piccola curiosità su di me. Io, i miei lavori, esclusi due in tutta la mia carriera professionale, io ho iniziato a 18 anni e ne ho 35, e non ho mai smesso di lavorare in questo arco di tempo, come, diciamo, in ambito IT, quindi da programmatore a tutto il resto. Quindi dicevo, a parte due lavori, tutti gli altri sono sempre arrivato perché a una conferenza, a una cena, a una birrata, qualcuno a un certo punto diceva, sai, da me cercano questa cosa. E poi anche una referenza, no? Perché voglio dire, qua è un'altra cosa di cui già abbiamo parlato, proprio un'altra, mi sembra proprio nella puntata 2, cioè nel senso, avere lo skill della community, le persone ti conoscono, sanno che tu hai una passione per quella cosa, quindi sei sicuramente più affidabile di qualcun altro che non ce l'ha. Sì, assolutamente. Cioè, a parità di skill, se io ho due persone che sanno mediamente le stesse cose, io tra i due, se uno frequenta le community e un altro no, preferisco quello che frequenta le community, perché oltre a sapere che è una persona socialmente disponibile e chiaramente c'è questo tipo di skill soft, il migliore dell'altro, ma è comunque una persona di cui io conosco la passione, quindi so che gli piace, se c'è bisogno di approfondire un argomento che non conosce, so che si divertirà a farlo, quindi ho più fiducia ad affidargli anche delle cose rispetto all'altro. Sì, assolutamente condiviso. Sei muto, Mauro. Una delle cose che mi verrebbe da dire, forse come consiglio a qualcuno che inizia oggi, è di non avere fretta. A posteriori mi viene da dire che io frequento il mondo community occhio e croce da 18 anni e ci sono cose che sono successe nella mia evoluzione professionale grazie ad eventi community che magari sono accaduti anni prima. E nel frattempo, diciamo, coltivando le conoscenze, le amicizie, le esperienze, poi sono sfociate in qualche cosa che ha avuto un effetto sulla mia carriera, ma senza necessariamente andare alla ricerca di quella cosa. Quindi anche in una fase iniziale dire, uno può andare al primo evento community della sua vita, non essere soddisfatto, ma non per questo deve mollare, perché non è detto che le rose diventano immediatamente bellissime, cioè ci vuole tempo perché... Hai assolutamente ragione, è una cosa super importante da dire. L'avevo proprio, cioè, non l'avevo dimenticata, lo so benissimo, ma non l'ho detta esplicitamente. Anche perché in quella storia che raccontavo io, ossia ho cambiato lavoro per conoscenza del community, a me è successo anche evento nel 2009, offerte di lavoro nel 2013, ok? Da una persona che avevo conosciuto nel 2009. Quindi, come dire... il tempo alcune volte, quel discorso di pazienza che facevamo prima, premia anche sul discorso community.
E qua stiamo dando ragione assolutamente a Mitchell, perché lo sapevamo che ha ragione, quindi ha messo al primo posto la community, cioè siamo parlati solo di community, quindi è vero che al primo posto ci va la community. Beh sì, però ribadisco, community non è solo meetup eventi, eh. Community può essere anche ufficio, un gruppo di colleghi che decide di... Lo spirito community. Sì, esatto, ma guarda, io a me è capitato di lavorare in alcuni posti dove magari dicevamo, sai che c'è una volta al mese, pranziamo tutti assieme in sala riunioni e uno di noi sacrifica un pezzettino del pranzo e ci racconta qualcosa. E siamo colleghi, lo facciamo per lavoro, parlavamo di robe di lavoro spesso, cioè di robe inerenti al lavoro, quindi magari tool che ci avrebbero aiutato e così via, però era fatto in pieno spirito community. Con i colleghi io spesso e volentieri vado a bere una birra post lavoro, non perché ci sia un motivo, semplicemente perché è bello stare assieme e la parte personale, quando diventa il giusto e quindi senza esagerare, anche amicizia, poi rendi di più al lavoro, riesci a parlare in maniera meno formale, che ti aiuta ad arrivare subito al sodo, magari in alcuni contesti. Cioè, community si può applicare sempre. Quindi applicare i concetti di uguaglianza decisionale anche a casa, con la fidanzata, i coinquilini o moglie, no? Cioè, non è una cosa, che si ferma solo lì. Puoi Guarda, ampliarla a tantissimi settori e a tantissime altre cose. allora, sul discorso dell'amicizia, forse una cosa che ti posso dire è che crescendo, ovvero invecchiando, diciamo, ho capito che mentre quando ero giovane, allora, partiamo da un altro presupposto, scusate. Allora, le community, diciamo, quando sei giovane bisogna avvicinarsi, bisogna fare questo. Io penso che dentro di me io credo che nessuno abbia bisogno di questi consigli, perché se tu ce l'hai dentro lo fai, c'è bisogno che qualcuno te lo dice, come ho fatto io. Io sono andato direttamente a parlare con gli speaker per chiacchierare, per imparare, facevo domande, quindi ero già dentro di me interessato a questo approccio. Detto questo stesso approccio mi portava ad essere spesso, quando ero più giovane, molto propenso a fare amicizia con i colleghi. E devo dire la verità, col tempo questa cosa un po' è cambiata, nel senso che ho ancora tantissimi colleghi con cui parliamo degli affari nostri, però per esempio rispetto a quando avevo 30 anni, ora preferisco non andarci a cena, cioè nel senso con i colleghi ci andrebbe bene la birra sicuramente, quando andiamo a qualche evento aziendale, che ne so, che ci facciamo un sacco di risate, bere, eccetera, eccetera, però se per esempio devo dire organizziamo io e mia moglie con te e tua moglie, non lo faccio più. Questo perché con gli anni ho avuto anche un po' di delusioni. Mentre invece con quelli delle community io sono a mio agio perché li conosco, che hanno le mie stesse passioni, quindi No, ho preso un assolutamente. po'. Assolutamente, infatti è quello che dicevo, cioè senza nel giusto limite. Esagerare, esagerare. Quindi io, ad esempio, tipo, sì, esco con i colleghi, ma non per la serie sabato sera ci vediamo. È sempre magari 18:30 in ufficio, c'è il collega con cui magari divido l'ufficio, lo guardo e gli faccio, wow, se ne apri una birra stasera, anziché tornare direttamente a casa. E basta, cioè finisce lì. Quindi, secondo me, anche lì è un'altra cosa importante che va imparata: è trovare i giusti limiti, cioè non mischiare quello che è vita personale con vita lavorativa. Anche perché se poi diventi molto amico con le persone con cui lavori, il Vero. rischio è che da entrambi i lati ci potrebbero essere fraintendimenti. Perché se è un amico, questa cosa non me la devi dire in questo modo, anche se sei il mio capo, no? Quindi, secondo me, serve essere equilibrati anche in questa cosa. E concordo assolutamente con te, quindi col giusto limite, assolutamente. Bene, diciamo che secondo me la classifica che ha fatto Mitch è corretta, quindi community al primo posto, vita privata al secondo, lavoro come terzo e carriera per ultima ma non ultima, come dire, no? Quindi, che poi sarebbe bello fare carriera tenendo conto prima di tutto delle community, quindi fare all'interno della propria azienda da traino per gli altri e inoculare lo spirito community all'interno dell'azienda sarebbe forse il lavoro più bello. C'è chi lo fa, fortunato lui, diciamo. Sì, diciamo che nel nostro piccolo chiunque può prodigarsi per queste cose, no? Cioè, io ho Sì, lavorato sì. in aziende dove non c'era proprio il concetto della conferenza o il meetup, no?
Allora, lì inizi con tutte quelle doti che hai preso nel corso di anni di esperienza in community a parlare con le persone giuste, chiedere le cose giuste e far percepire il valore di certe iniziative, che non è il la nostra azienda diventerà fighissima e troverai migliaia di persone da sfruttare gratis, ma è un magari mi dai la mezza giornata perché io vado all'evento, però di contro magari io faccio conoscere l'azienda, parlerò di che cosa facciamo noi e cose così, che ti garantisco che è una cosa che tanti sottovalutano, ma porta tantissimo positivo poi in azienda, anche perché se l'azienda si apre a questo genere di luoghi ed è un'azienda, passatemi il termine, non malvagia, la gente che poi inizia ad entrare in azienda è gente che ha proprio quello spirito e quindi tendenzialmente potrebbe risollevare proprio il clima di aziende che magari non sono così bellissime da vivere, ok? Se partiamo sempre da un presupposto, se l'azienda non va, non va, non c'è niente che la salva, cioè il management cambia tutto, allora forse sì. Però se un'azienda non ha idea di come funzionano certi ambienti, perché non li conosce, non per, come dire, cattiva volontà, portare all'interno delle persone che possono ampliare queste cose aiuta veramente un sacco. Beh sì, sperando che poi il management sia abbastanza intelligente da recepirlo, però vabbè, è un altro... Vabbè, lì però, come dire, anche esistono anche community che non vanno bene, quindi in ogni cosa purtroppo siamo persone, ci sono persone buone, persone meno buone, passatemi il termine buonista, e quindi, come dire, anche quello è secondo me una cosa importante, e soprattutto una cosa che dico spesso ai ragazzi è non sono esperienze da buttare, perché capire... e vivere magari per poco in posti che non vanno bene, che siano community, aziende, qualsiasi tipo di ambiente, ti aiuta a riconoscerli, quindi dopo che sbagli una volta, tendenzialmente difficilmente sbagli dopo, o almeno ci metti del tuo per evitare di sbagliare. Due, ti insegna ad apprezzare invece quelle tante community, quei tanti posti di lavoro invece dove magari si può lavorare bene o si può avere una discussione vera senza sentirsi intorto magari. Cioè a me, anche a me è capitato di lavorare in posti dove chiedere un giorno di ferie sembrava quasi chiedere un favore, no? E però poi dopo che capisci questa cosa cambi e apprezzi molto di più quando è per primo il capo che dice sai, siccome so che hai lavorato sabato lunedì fatti vacanza, no? Dico la stupidaggine. Quindi sono tutte cose super super interessanti. Benissimo, io direi che la chiacchierata è stata come al solito sempre sempre interessante con Mitch, perché è una persona di un'intelligenza che io veramente diciamo no, a parte gli scherzi, perché poi Mauro è numero uno e tu sei numero uno, tu fate tu numero uno e io sono numero due, quindi va bene così, a parte gli scherzi, la solita modestia in... No, no, ma mi diverto sempre quando ci state voi due. L'altra volta è stato, diciamo, per caso che abbiamo fatto sto trio. Adesso l'abbiamo rifatto, io direi facciamolo ancora perché mi piace, non so. Ragazzi, come detto, di tanto in tanto, quando volete. Yes, dai, ci ritroviamo sicuramente. Dai, Mauro, che dici? Molto volentieri, condivido. Sì, sì. Sono tre il mio metto un neurone solo. Gli altri vostri tre neuroni sono sufficienti per già buona parte delle cose. Tre neuroni quantici, va bene. Allora, grazie Mitch, grazie mille per la tua disponibilità e per queste perle di saggezza che noi diciamo distribuiamo, diamo le perle ai porci, come fa parte dei scherzi. Diciamo, speriamo che queste nostre esperienze siano utili, alla tua in particolare che vivi molto l'ambito community a tempo pieno veramente da anni, quindi sei, io non ti ho presentato all'inizio, non ti ho chiesto di fare una presentazione perché ormai lo ritengo superfluo sinceramente, cioè, nel senso, chi non conosce Mitch Morabito è meglio che si dà una regolata, perché secondo me ma no, non dire così, non è vero, diciamo che se non ti conoscono dovranno approfondire la conoscenza, mettiamola così. Sì, vabbè, diciamo che è facile trovarmi in giro, vabbè, sui social è facilissimo, perché quanti Michel Murabito vuoi che ci siano in giro? Il nome aiuta moltissimo.
E poi è probabile che se state ascoltando o guardando questo video, questo podcast, è molto probabile che quando la situazione sanitaria lo permetterà passerò nella vostra città per qualche evento, e quindi aggiungetemi, perché magari un domani ci vedremo da qualche parte e berremo una birra assieme. Assolutamente, ricordati che io quando organizzavamo gli eventi con Dotnet Podcast e Meetup li organizzavo apposta per fare i Mauro da Milano, la stessa cosa però con te, eh? Partiamo pure assieme, capito? È facile. Alla grande. Sappi che l'offerta culinaria a cui ti dà accesso Roberto è notevole, eh? Notevole. No, ho ben presente. Siamo conosciuti davanti a un piatto di buon cibo organizzato sempre da Conimush, quindi ci siamo tutti. E tra le tante cose è stato tipo un piacere. Io ricordo molto bene l'istante. Sì. Stavo con un piatto in mano, io mi ricordo. E abbiamo subito cominciato a dire facciamo qualcosa sulle community, subito abbiamo cominciato ad approcciare a fare qualcosa insieme, poi tra una cosa e un'altra siamo usciti a rivederci dopo qualche anno, però vedi, anche in questo caso cose successe anni prima poi portano comunque a dei legami che durano, anche se non sono continuativi, non è che tutti i giorni ci sentiamo, però è un piacere farlo sempre e c'è una stima reciproca, no? Quindi c'è comunque quel feeling che porta le persone che hanno questo approccio qui a riconoscersi pure tra di loro. Quindi sì, assolutamente. Siamo una specie da proteggere, ragazzi. Chiamiamo il WWF. Va bene, su queste parole direi che possiamo salutarci. Grazie amici per il tuo tempo e alla prossima. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao a tutti.